Perché oggi noi possiamo continuare a immaginare uno spazio per la politica quando tutto intorno a noi vediamo immagini negative di politici? Quando in Cile come in Italia accadono fatti di mancanza di trasparenza, di problemi legati alla quotidiana gestione dell'amministrazione che i nostri governi, il governo di Michel, il governo mio, stanno cercando di combattere, ma che comunque ci sono. In Italia è stato anche recentemente un altro caso di mala gestione amministrativa. Come si fa per le giovani generazioni a credere nella politica quando si vedono alcuni esempi così negativi di gestione della cosa pubblica?